Ciao, voglio parlare in questo video delle ferite dell'anima. Esistono due tipi di ferite dell'anima, quelle ontologiche, cioè nate in questa vita, e quelle potremmo dire filogenetiche, ma collegate ad altre vite, collegate ad altri tempi, ad altri spazi. Le ferite dell'anima sono delle ferite dell'energia compressa fondamentalmente, energia compressa, emozioni compresse che ci fanno soffrire ancora oggi. Sono eventi di un passato che agisce ancora nel presente. Ora, queste ferite dell'anima, come tutte le ferite, vanno curate se vogliamo che possano guarire. E per curarle dobbiamo prima identificarle perché se ho una malattia e non so però che malattia è, non è che posso prendere tutti i farmaci presenti in farmacia sperando prima o poi di riuscire a trovare quello giusto. Devo identificare, devo avere una diagnosi. Così anche per le ferite dell'anima. Se non le vediamo, se non ce ne rendiamo conto, se non capiamo di cosa si tratta, non riusciremo a mettere l'antidoto, a guarirle. E allora dobbiamo andare indietro nel tempo, fare un viaggio. In un'epoca di astronauti dobbiamo tornare a diventare astronauti, fare un viaggio all'interno di noi stessi. Ci aiutano in questo i simboli, i sogni, le regressioni. E questo viaggio nel tempo, viaggiando sulla linea del tempo, si può anche andare proprio in altri tempi, in altri spazi, in cui di noi non è presente il nostro corpo, non è presente la nostra mente, ma è presente un continuum mentale. Il continuo mentale che passa di vita in vita e se ci lasciamo andare col metodo giusto, semplicemente lasciando vagare la nostra mente, immaginando la nostra mente come una mongolfiera che può viaggiare sulle linee del tempo e questa mongolfiera arriverà su questi eventi, ci arriverà naturalmente perché nel momento in cui ci si lascia andare la nostra mente ci aiuta, è disposta ad aiutarci. E quando arriviamo su questi eventi, anche a livello simbolico, possiamo immaginare di sciogliere i nodi, sia i nodi della vita attuale, i nodi di energia compressa, sia i nodi karmici. Possiamo proprio visualizzare un nodo che si scioglie, una nebbia che sparisce. Non è neanche tanto importante ricordarsi esattamente, anche perché si tratta magari di vite passate in forme diverse, per cui è molto importante invece sentire proprio sciogliere un'energia e si ha proprio una sensazione propriocettiva, cioè si percepisce dentro di sé come se si togliesse una zavorra, come se questa mongolfiera potesse volare più in alto, sospinta da un vento gagliardo che le permette di vagare, che le permette di essere finalmente libera da queste ferite che una volta guarite non daranno mai più fastidio. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!